abbiamo, ecco, abbiamo accennato poco fa a questo argomento. C'è stato un passaggio importante, un via libera da parte della conferenza dei servizi per il nuovo stadio della Roma. Sicuramente è un evento di cui molto si è parlato, molto atteso lo stadio, molto anche discusso. Mancano ancora dei passaggi, però insomma siamo a una fase, diciamo, di svolta. Ne vogliamo parlare al telefono con Paolo Ferrara, il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Assemblea Capitolina, che abbiamo buttato giù dal letto. Buongiorno. 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 No, mi sono svegliato presto questa mattina, per cui... grazie, no, me lo sottolineavo per ringraziarla intanto della disponibilità in questo orario. Allora, ecco, ci spiega un pochino che cosa, qual è l'iter proprio dal punto di vista concreto, pratico, perché abbiamo detto c'è stato questo passaggio importante del via libera della conferenza dei servizi, ma ora ci vorranno altri, un altro almeno passaggio in consiglio comunale. Sì, diciamo che oggi è veramente una bella giornata, perché possiamo dire che Roma avrà il suo stadio, uno stadio fatto bene, come abbiamo detto, che ha previsto già un iter importante. Abbiamo voluto dare un segno, insomma, a questa città, cambiando il progetto, voi lo sapete, per cui oggi io sono veramente orgoglioso, noi siamo orgogliosi di aver portato e raggiunto un obiettivo importante come questo. Manca ancora qualche passaggio, sì, l'ha detto, ma credo che con una maggioranza così granitica, perché veramente questo progetto è stato voluto da tutti e non ci sarà nessun problema. Cioè ormai si tratta solo di formalità, diciamo, grosso modo, ma l'accordo dovrà passare una variante al piano regolatore, certo, Capitolina, ma abbiamo già votato un documento in modo compatto in precedenza, per cui credo veramente che siamo in dirittura d'arrivo. Necessari tutti questi stop che ci sono stati per andare a correggere? Guardi, io credo che siano stati importanti, perché di fatto si sono messi intorno al tavolo tutti gli enti preposti, e tutti gli enti preposti hanno votato in modo favorevole, è successo ieri in conferenza dei servizi, il progetto che noi avevamo rimodulato, per cui per noi è una conferma di quanto sia stato fatto bene questo lavoro, e credo che veramente oggi l'amministrazione Raggi, il consiglio comunale dimostri come si può governare una città, perché questo progetto se ne parlava da 20 anni, con il Movimento 5 Stelle finalmente arriva e si raggiunge l'obiettivo. Io credo che questo oggi sia un dato di fatto. Ci saranno, ecco, tante cose attorno a questo stadio, così come era poi nelle intenzioni iniziali. Sì. Questo è stato mantenuto, business park, guardi, impianti sportivi. No, guardi, io veramente le dicevo prima che sono veramente orgoglioso, perché i cittadini romani ci hanno dato un mandato. Io, guardi, voglio raccontare, voglio dirle questa cosa, sono stato in grado di... Mio figlio mi chiede sempre, ma tu cosa fai in consiglio comunale? Ecco, io ieri sono stato in grado di raccontargli che ci saranno 10.000 alberi in più. Quanti anni ha suo figlio? Come? Quanti anni ha suo figlio? Non ci ha raccontato? Mio figlio ha 10 anni. Ah, beh, quindi ha l'età per capire e fare queste domande. Sì, no, le stavo dicendo che sono stato in grado di dirgli che ci saranno nuovi 4.000 posti di lavoro, per cui dei giovani andranno a lavorare. Sono stato in grado di dirgli che ci saranno dei teatri, dei musei, e che delle persone giocheranno all'interno di uno stadio e tantissimi cittadini si potranno divertire. Io credo che... E poi sono stato in grado di dirgli una cosa importante, che quel trenino che noi prendiamo spesso insieme, da Ostia a Roma, sarà un trenino nuovo. Allora questo ci ha inorgoglito, insomma, in qualche modo, e credo veramente che oggi si segna un passo importante per questa città. Dottor Ferrara, adesso la farò arrabbiare io, sono Mimmo Politano. Sì. La farò arrabbiare intanto perché io ho votato la sindaca, il sindaco. Non mi arrabbio, sia tranquillo. Il sindaco Raggi, il sindaco Raggi, dice ci ho fatto il callo ormai in poco tempo. No, voglio dirle, dato che lei, il sindaco aveva detto che non l'avreste fatto lo stadio. L'altro stadio, quello di Marino, noi abbiamo cambiato il progetto. Sì, no, però mi faccia soltanto arrivare piano piano. Lei ha detto Roma avrà il suo stadio. No, sarebbe meglio dire... La Roma, anzi Pallotta, avrà il suo stadio. È così, al di là che io penso che 5.000 posti di lavoro, la politica dovrebbe saperli trovare ovunque e non solo nella concretizzazione. Io amo il calcio, ho giocato al calcio, sono dentro al calcio, lavoro in una radio in cui il calcio è importantissimo. Quindi voglio soltanto essere l'altra parte, un altro punto di vista dei nostri ascoltatori. E siete certi di aver fatto la cosa giusta o no?
No, io credo che no, guardi, non mi sono arrabbiato, nel senso no, che, ma lo so, che a volte il confronto sia costruttivo. Ma certamente, anche perché io sono un creativo, non sono uno che tende a distruggere le cose, però è una realtà e sono domande che la gente si pone. Questo lo stadio di Pallotta, non della Roma né di Roma. Allora, io credo che abbiamo fatto la cosa giusta nel momento in cui abbiamo voluto cambiare il progetto. Noi credevamo veramente in un progetto verde. Lo stadio sarà finalmente uno stadio green, certificato Golden Lead, lo spiego a chi ci sta ascoltando, ovvero una certificazione che nessuno ha in Italia, molto importante, che prevede un impatto ambientale differente. Per dirla, per raccontarla bene, pensate che tutte le opere, tutti gli scali che verranno fatti non andranno in discarica, ma verranno riutilizzati per costruire lo stadio. Ci sono tutti i presupposti, secondo me, per dire che veramente abbiamo fatto bene. Adesso se lo stadio, questo è un problema tecnico della Roma e di Pallotta, io so che poi la Roma comunque in percentuale all'interno di questa società, io voglio dire, noi dovevamo realizzare un qualcosa in questa città e dare un segno, per noi questo era importante e abbiamo lavorato per questo. Io credo veramente che in questo momento ci siamo riusciti. Diciamo che a differenza di prima, noi avevamo detto no a un progetto che Marina aveva presentato, che prevedeva il 50% in più di cemento, per cui noi abbiamo ridotto questo impatto. Queste cubature, quello era quello che vi preoccupava di più. Per quello che riguarda le infrastrutture e i trasporti, no? Accennava al trenino famigerato, diciamoci la verità, no? Roma Lido, che diventa veramente un viaggio della speranza per i tantissimi pendolari che dal litorale romano si muovono verso il centro e che usano questo mezzo. Viaggi che sono assai complicati, la preoccupazione appunto è come si viaggerà dopo, quando ci sarà questo comunque struttura importante che porterà ancora più gente in quella zona. Sì, noi lì abbiamo chiesto di investire 50 milioni di euro, ovvero di mettere più treni e nuovi, ma non solo, ci sarà il potenziamento della linea, naturalmente ne saranno molti di più i treni che viaggeranno nell'orario di punta, ovvero nell'orario in cui si giocheranno le partite, proprio perché sappiamo che... Quindi treni nuovi anche arriveranno? Assolutamente sì, arrivano treni nuovi comprati in questo caso da proponente, perché il Comune, ricordiamolo, non mette un centesimo in questo progetto. Io credo che anche riguardo questa questione il segnale l'abbiamo dato. Poi è chiaro che bisognerà fare di più e cercheremo di fare di più, però le risposte le abbiamo date, non siamo noi a dirlo, è stata la conferenza dei servizi che, come sapete, ieri ha approvato tutto quello che noi abbiamo proposto, ha messo delle prescrizioni ma che sono totalmente risolvibili. Per cui io credo che a parlare sia stata proprio la conferenza ieri, dando l'ok al progetto che noi avevamo presentato, per cui significa questo che ci sono tutte le opere necessarie all'interno. Un ascoltatore nostro di nome Giampaolo ci chiede, dottore Ferrara, le chiede, però le Olimpiadi non portavano posti di lavoro? Allora, il calcio porta voto, dice. No, noi siamo abituati, devo dire, lo ringrazio della domanda, ma noi siamo abituati a studiare le cose e tutti gli stadi hanno portato posti di lavoro e hanno portato economia sana nelle città, questo è un dato provato in tutto il mondo. Le Olimpiadi hanno fatto il contrario, la gente scappa dalle Olimpiadi perché creano debito, vengono fatte a debito, e per cui noi questo lo sapevamo, non volevamo mettere ulteriori debiti sulla città di Roma e non volevamo che fossero le Olimpiadi del mattone, perché comunque di fatto sempre lì si è andato. In questo caso io credo che con questo stadio si sia data una prospettiva differente, ma questo non lo diciamo noi, lo dicono tutte le statistiche, gli stadi portano economia sana, portano lavoro e funzionano nelle città, funzionano nel mercato, funzionano per quello che riguarda comunque anche la voglia dei cittadini, perché le Olimpiadi, parliamoci chiaro, noi abbiamo detto in campagna elettorale che non le volevamo e 700.000 romani ci hanno votato su quel programma, per cui io credo che questa questione sia chiara. Oh, c'è il Codacons che come sempre spesso fa, ci mette lo zampino e dice questa operazione lascia molti dubbi, un'opera interamente privata, comprensiva di un centro commerciale, finanziata da fondi pubblici, potrebbe dare il via a una serie di richieste future di privati di ottenere finanziamenti per la propria opera mediante soldi pubblici, appunto. Cioè si crea, dice il Codacons, un pericoloso precedente. Ma possiamo accontentare tutti, i dubbi sono legittimi, noi crediamo che non sia così, è chiaro che ognuno dice la sua qui,
io credo che veramente oggi bisognerebbe concentrarsi tutti sul fatto che quest'opera viene fatta finalmente dopo 20 anni e che comunque io credo che i romani sono soddisfatti di questa cosa. A volte si cercano anche dei titoli di giornale, si cerca visibilità, per carità, ognuno può pensarla come vuole. Noi la pensiamo in modo diverso e stiamo andando avanti. La sindaca Raggi appunto subito ha twittato hashtag uno stadio fatto bene con grande soddisfazione, insomma, perché il risultato è un'opera così come, insomma, come stava dicendo anche lei, Ferrara, un'opera come l'avevate pensata e voluta voi, nel senso di non troppo impatto dal punto di vista del cemento. Sono sparite, credo, no, le torri? Sì, gli standard che avevamo chiesto erano questi, erano i ridimensionamento dell'impatto comunque legato alle costruzioni, al cemento, ma anche noi abbiamo anche scelto di destinare, abbiamo chiesto di destinare degli spazi importanti aggregativi alla cultura, come teatri, come comunque centri di aggregazione per i giovani, per cui abbiamo anche un'impronta che andava verso il sociale, e abbiamo chiesto poi di mettere più verde, di più spazi verdi. E poi c'è diciamolo questo, è importantissimo, perché comunque lì c'è una questione legata al dissesto idrogeologico del quartiere di Riesina, importante, che da sempre comunque affligge alcune famiglie che si allagano, che hanno le abitazioni che si allagano, per cui abbiamo chiesto di risolvere anche questo problema, per cui verrà messo in sicurezza un quartiere intero. E abbiamo chiesto poi che ci fosse in qualche modo un investimento importante in proporzione comunque a quello che comunque era, anche diciamo, perché comunque non è che la Roma lì perde qualcosa, ha i suoi interessi in proporzione di quello che era l'interesse del proponente. Io credo che ci sia stato un giusto equilibrio, io credo che la sindaca Raggi in questo caso sia stata veramente in grado di dare il giusto equilibrio a quelli che erano gli interessi della città legittimi, che venivano per primi, questo bisogna dirlo, e noi sempre è stato un punto fermo per noi questo, e anche gli interessi dei tifosi, gli interessi comunque del proponente, che comunque parliamo comunque di una società importante in questa città. Insomma, speriamo appunto che questo stadio non sia soltanto, ma mi sembra che queste non siano le premesse, non sia soltanto un luogo dove andare, che pur va bene, a giocare a pallone, a vedere le partite della Roma, ma sia anche appunto, come diceva lei, un luogo che crei anche aggregazione, occasioni di incontro e di riqualificazione di una città che Ferrara ha bisogno di questo, ha un disperato bisogno di cose di questo genere, cioè nuovi luoghi di aggregazione, punti dove fare cultura, dove creare incontri, dove la gente si possa guardare anche in faccia, vedere spettacoli, ascoltare musica. Abbiamo bisogno di questo per risalire un po' la china, quindi se anche lo stadio della Roma avrà questo ruolo, io direi ben venga, no? A me è piaciuto quell'accenno all'economia pulita. Io credo che un'economia sana, pulita, non sporcata da corruzioni, sia solo l'unico modo di poter andare avanti e non distruggere ancora quest'Italia. È il motivo per cui vi ho votato. E spero, voglio... Le posso raccontare una cosa? Mi dica. Le posso raccontare una cosa che credo che le farà piacere, ma farà piacere anche ai telespettatori. Guarda, io ho visto delle persone in consiglio comunale che sono entrate a fare politica, quindi è una città come Roma, insomma, che non è una città, una piccola città, è una grande città con una complessità che conosciamo, delle persone che sono entrate dentro il consiglio comunale facendo una campagna elettorale e spendendo 300 euro. In questa città, si sono messi intorno al tavolo, hanno studiato, hanno visto le carte e hanno capito che lì c'era una possibilità importante con questo stadio. Le ho viste studiare, le ho viste mettersi d'accordo su come farlo questo stadio, dando dei suggerimenti naturalmente insieme alla sindaca in Campidoglio, e io credo che questo sia il più grande successo, ovvero finalmente un'opera che viene comunque in qualche modo indirizzata e viene apprezzata da persone che, questo posso dirlo in modo forte, sono completamente slegati da tutto quel sistema che per anni comunque ha condizionato la politica urbanistica di questa città. Questo dovrebbe far piacere a tutti. Meno credo. Male, certo, adesso quello della Lazio e poi va benissimo. E vedremo. Ferrara, nel salutarla, devo dire, leggo così, stanno mentre lei parla arrivando moltissimi messaggi, ovviamente dei nostri ascoltatori, sono tutti molto interessati a questo discorso, ma gliene leggo uno che dice... io allo stadio non credo, però se il trenino di Ostia aumenterà le corse potrebbe
essere utile anche per me e spero in un nuovo lavoro verso Acilia. Spero che l'incremento dei treni, dice questo nostro amico che si chiama Francesco, non ci sia soltanto negli orari della partita. Come vede, c'è molta aspettativa anche sulle ricadute. Ma ci possiamo lavorare su questo, nel senso che comunque no, ci dovete lavorare. Sì, i treni sono nuovi, per cui ci dobbiamo lavorare assolutamente, perché io credo che poi con questa opportunità avrà anche delle porte successive, insomma. Ecco, infatti, l'aspettativa è questa anche da parte della cittadinanza. Paolo Ferrara, grazie. Abbiamo fiducia, intanto, va bene, grazie a voi, siete stati gentilissimi. Buon lavoro, buon lavoro. Grazie per essere stato con noi al capogruppo Movimento 5 Stelle in Assemblea Capitolina.